cosa significa oggi dover convivere con il mieloma multiplo? Quali sono le sfide e le difficoltà che una paziente deve affrontare quotidianamente? Lo abbiamo chiesto alla dottoressa Sylvie Maynard, paziente e anche medico, che abbiamo incontrato qui a Milano alla presentazione della campagna Mieloma ti sfido. Dottoressa Maynard, quando è iniziata la sua avventura con il mieloma multiplo? Quando è arrivata la diagnosi? Io sono arrivata alla diagnosi per caso, perché lavorando in istituto ci chiedevano di fare dei controlli abbastanza diciamo routinari, e un mio ex borsista che lavorava nel laboratorio di analisi ha voluto fare un po' di zelo per far vedere come era diventato bravo, e ha fatto un'analisi in più che ha dimostrato che avevo un mieloma. Questo è successo 14 anni fa. Ecco, oggi lei ci ha raccontato che all'inizio ha avuto una fase di rifiuto delle cure, ma poi ha cambiato idea. Certo, il concetto è, mi hanno detto che è inguaribile, mi vogliono fare delle cure che penso siano veramente molto pesanti, ma che non mi faranno guarire. Allora che cosa le faccio a fare? Avevo semplicemente dimenticato il fattore tempo. È chiaro che le cure non mi faranno guarire, però mi fanno vivere molto più a lungo. Io è da 14 anni che convivo con la malattia. Cosa significa per lei oggi convivere con il mieloma multiplo? Quali sono, diciamo, le problematiche e le necessità collegate a questa malattia? Ma innanzitutto devo dire che questa seconda vita è una vita meravigliosa, perché uno si rende conto che un giorno dovrà morire, che quindi deve poter fare tutto quello che vuole il più in fretta possibile. Guadagna qualche cosa nella qualità della vita, diciamo, psicologicamente. Certo, ci sono effetti collaterali che sono qualche volta abbastanza pesanti. Per esempio, ho una bella laringite in questo momento, come potete sentire dalla mia voce. L'inverno è sempre molto pesante, perché avendo il sistema immunologico un po' depresso, tutte le infezioni sono mie, però insomma si supera anche questo. Anche gente che non ha il mieloma soffre qualche volta di queste forme di bronchite. Quanto è importante poter contare sul supporto delle associazioni dei pazienti? Sicuramente è importante avere qualcuno con chi parlare. L'ematologo generalmente è poco disponibile, proprio perché è sovraccaricato di lavoro, per cui non può tenere in considerazione tutti i pazienti allo stesso modo. Allora, l'associazione di pazienti consente di incontrare delle persone che stanno vivendo la stessa problematica e scambiarsi semplicemente dei pareri, delle sensazioni, delle problematiche sugli effetti collaterali, vedere come altri l'hanno risolto, aiuta tantissimo a non sentirsi solo. Affrontare la malattia da sole è veramente difficile. Ecco, che messaggio si sente di dare a un paziente che riceve una diagnosi di mieloma multiplo oggi, anche alla luce delle numerose novità che abbiamo sul fronte della terapia? Di partire subito con questa sfida al mieloma, come si dice oggi, no? Che comporta tutta una serie di passaggi, non sempre facile, ma si può farcela, si può vivere con il mieloma, e ripeto, questa seconda vita che viene data grazie a tutti i farmaci che ci sono oggi è una vita vissuta più pienamente, perché uno finalmente ha capito che la vita non è infinita, che un giorno dovrà morire indipendentemente se ha il mieloma o se non ce l'ha, e che il tempo che rimane è quello che fa la differenza.